Le imprese che si aggiudicheranno i prossimi appalti al Comune di Gela dovranno rispettare una clausola che prevede l'assunzione di lavoratori ex RMI nella misura del 20%. E quanto hanno detto questa mattina il sindaco Domenico Messinese, il consigliere comunale indipendente Carmelo Casano ed il capogruppo consiliare di Forza Italia Salvatore Scerra durante un incontro con i lavoratori del reddito minimo di inserimento. Oggi abbiamo reso pubblico una disposizione che è stata inviata a tutti i settori per poter inserire all'interno dei bandi di gara l'utilizzo dell'articolo 35 della legge regionale sui lavoratori precari del reddito minimo di inserimento. Cosa prevede questa legge? Prevede che il 20% dei lavoratori per i nuovi cantieri devono essere presi all'interno di questo bacino per cominciare a stabilizzare persone che da 20 e più anni che sono di fatto lavoratori precari. Considerando l'apertura di tanti cantieri previsti con il patto per il Sud, mi è sembrato corretto, anche dietro indicazione dell'assessore, del consigliere Casano e del consigliere Scerra, che dialogano dietro la spinta degli RMI, di poter inserire questo articolo all'interno dei nuovi bandi di gara per dare questa opportunità in più a delle persone che da molti anni di fatto sono in una situazione di precariato, dandogli l'opportunità di poter finalmente avere un lavoro stabile. Oggi abbiamo avuto questa opportunità dopo che il consigliere Scerra abbiamo fatto la richiesta di inserimento dell'articolo 35 della finanziaria della Regione Siciliana. L'articolo 35, ripeto, è un'opportunità, significa ogni RMI può scegliere di andare a lavorare se viene chiamato alle ditte dove è riservato il 20% dei posti. Non è che detto ci debba andare per forza, quindi questo malumore che è successo tra qualche RMI l'abbiamo cercato di spiegare, finalmente siamo raggiunti alla spiegazione esatta, ci siamo fatti capire. La politica risponde ai problemi, in questo caso degli ex RMI, abbiamo ascoltato le loro richieste, abbiamo attuato l'articolo 35 sollecitando il sindaco, di questo lo ringraziamo. Questo significa fare il bene comune, non guardare i colori politici, in questo caso sia io che faccio parte di uno schieramento che è l'indipendente Casano, abbiamo sollecitato il sindaco affinché venisse attuato l'articolo 35.